Il suo nome è legato indissolubilmente agli anni 60 del boom economico italiano e a spensierati tormentoni come Abbronzatissima, Un Vatussi o Guarda come Dondolo. Ma a dispetto degli oltre 60 milioni di dischi venduti, Edoardo Vianello, 81 anni portati come un ragazzo, non si è certo fossilizzato su questi suoi storici successi. Eclettico e innovatore, ha vissuto intensamente oltre 60 anni di storia della musica italiana non solo come cantante, ma anche come talent scout. Tuttora è incuriosito dai giovani artisti che osano, purché l'azzardo non resti fine a se stesso. Nelle foto che vedete in questo servizio, Vianello è insieme con la moglie, Elfrida Ismolli, che conosce da 22 anni e con cui è sposato da 13, una presenza importante, che lo sostiene nella sua carriera con incoraggiamenti e, se necessario, con qualche critica costruttiva. Mi seguiva a ogni concerto. Edoardo Vianello. Come la appoggia sua moglie nel lavoro? Elfrida è da sempre molto attenta a quello che faccio, e se necessario è anche critica, per cui mi lido del suo giudizio. Pur non essendo una musicista, ha comunque doti di grande musicalità, per cui i suoi pareri sono preziosi. Soprattutto nei primi tempi della nostra relazione mi seguiva in ogni concerto, tanto che mi chiedevo se non si annoiasse ad ascoltare sempre gli stessi brani. Elfrida si mescolava fra il pubblico ed era attenta, come se ascoltasse per la prima volta le mie canzoni, contagiando anche gli altri con il suo entusiasmo. Elfrida le dà consigli solo in ambito musicale. Non solo. Mia moglie spesso si occupa anche del mio look, suggerendomi capi e abbinamenti di colori alla moda. E mi dà una mano nella gestione dei miei canali social. Se io, infatti, tendo a essere piuttosto riservato, lei è molto estroversa, tanto che, quando ricevo un invito, mi chiedono sempre se ci sarà anche lei perché con la sua simpatia e un po' di vis polemica, sa essere l'anima della serata. Ho preso tutto da mio padre. Lei è sempre stato a contatto con persone stimolanti. Pensa che l'esempio di suo padre, poeta futurista, abbia influenzato la sua scrittura. Sì, credo che mio padre mi abbia influenzato. Vivere a contatto con una persona così particolare mi ha spinto a fare a mia volta cose originali, se vogliamo un po' futuriste. Oltre che poeta, mio padre era un ottimo declamatore. Ascoltandolo ho capito che scandire bene le parole aiuta a fare arrivare meglio il messaggio di una canzone e nel mio caso, a trasmetterne l'ironia. Il modello che l'ha guidata inizialmente è stato Domenico Modugno. Che cosa ammirava di lui in particolare? Domenico Modugno ha rappresentato un punto di rottura rispetto alla musica melodica e al bel canto in voga prima del suo debutto. Si è distinto per la sua forza interpretativa, ma anche per il suo coraggio di dire cose nuove. Dal sodalizio con il paroliere Carlo Rossi sono nati i tormentoni estivi che l'hanno resa celebre. Quali ingredienti li facevano funzionare? L'idea del tormentone non era decisa a tavolino. Con Carlo avevamo deciso di creare qualcosa di diverso da ciò che si ascoltava. Abbiamo iniziato a fare canzoni che, estate dopo estate, funzionavano. Gli ingredienti di quei successi.
musica orecchiabile, e frasi slogan diventate poi modi di dire. Da, nel continente nero, a, sei rossa come un peperone. Nello stesso periodo iniziavano ad avere successo i cantautori impegnati della cosiddetta scuola genovese, come Luigi Tenco o Fabrizio De André. È mai stato tentato da quel filone? Sinceramente no. Non mi sono mai sentito in dovere di dare insegnamenti tramite le mie canzoni. A maggior ragione non l'ho voluto fare nel momento in cui hanno iniziato a farlo altri e comunque avevo già trovato un mio genere e un mio modo di esprimermi. Fermo restando che, pur non avendo mai scritto contenuti d'impegno politico e sociale, anche io ho scritto canzoni melodiche. In quel periodo ha lavorato con moltissimi mostri sacri, da Ennio Morricone a Mogol, da Franco Califano a Mina. Che ricordo ha di quei personaggi? Con chi ha sviluppato una particolare affinità? Sicuramente con Morricone e Califano. Conobbi Ennio nel 1959, perché era autore delle musiche della commedia con cui iniziato la mia carriera. In quel momento fu di fortuna per entrambi trovti e scoprire poi che le mie canzoni potevano essere giusto per giocare con arrangiarne di particolari. Come direttore per la prima e unica volta della sua vita, nel 1966. Stringemmo una grande amicizia e lui fu persino testimone del mio primo matrimonio, con Vilma Boic, NDR. Nel tempo, ci siamo un po' persi perché abbiamo preso strade diverse, lui nel cinema e io nella musica. Ma quando ci vediamo l'affetto torna a galla. Quanto a Califano, ha iniziato con me. La sua carriera di paroliere e più avanti anche lui ha preso la sua strada come cantante, però siamo rimasti sempre vicini. Proprio con Califano, negli anni 70, ha vestito i panni di talent scout, come capiva che un cantante poteva funzionare. Con Franco, nel 1969, ho fondato la casa discografica Apollo, in omaggio alla notte dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Con quell'etichetta lanciammo i ricchi e poveri. E iniziammo a entrare in contatto con giovani talenti. Fui quello il periodo in cui conoscemmo personaggi come Renato Zero e Amedeo Minghi, che però ebbero successo un solo, una decina di anni dopo. Allora erano troppo avanti e fuori dagli standard della RCA, la casa discografica da cui eravamo distribuiti. Resta la soddisfazione, i però, di averli individuati. Per capire se un gruppo o un cantante potevano funzionare. Comunque, seguivo il mio gusto. Credo che per avere successo non si debba necessariamente assecondare i gusti del pubblico, ma anticiparli, proponendo gli artisti che siano migliori o comunque diversi da quelli già conosciuti. Mahmood è un artista che apprezzo. Quali sono i giovani cantanti di oggi che segue con più interesse? A dire il vero ho seguito attentamente fino a un certo punto la proposta musicale italiana. Poi mi sono un po' perso perché preso dal mio lavoro, per cui ultimamente faccio fatica ad affezionarmi a qualcuno in particolare. Mi è piaciuto molto Mahmood, vincitore di Sanremo lo scorso anno, il suo brano mi ha colpito per le sonorità affascinanti. Ha seguito quest'anno Sanremo. Secondo lei il Festival della Canzone Italiana deve rinnovarsi o è giusto che resti nel solco della tradizione?
L'ho seguito a pezzetti. Ho apprezzato gli Eugenio in via di gioia in cui ho riconosciuto il mio genere. Anche se fuori gara, mi ha colpito la bravura di Tiziano Ferro. Achille Lauro, mi era piaciuto molto lo scorso anno. Mentre questa volta forse nella sua esibizione lo spettacolo ha prevalso sulla musica. Mi sono piaciuti Gabbani, Elodie e Levante. Resto convinto, comunque, che innovare sia giusto. Come accade nelle sfilate di moda? Credo che a Sanremo si debba provocare, anche a costo di esagerare un po'. Perché secondo lei l'operazione nostalgia degli anni 60 è sempre vincente? Perché è stato un periodo molto creativo per quasi tutte le arti oltre che per lo spettacolo. Credo poi che il passato sia sempre un po' mitizzato da chi non lo ha vissuto. Io che c'ero posso dire che vivevo gli stessi problemi di oggi, sicuramente con meno acciacchi.